Allora, secondo te, da che dipende questo stallo che risulta evidente girando per Civita Castellana? C'è un problema di crisi, naturalmente, no? Secondo te, da che dipende? Allora, la crisi c'è, adesso è accentuata un po' dal Covid, è accentuata ancora maggiormente. Comunque, nel precedente periodo del Covid, Civita Castellana nel periodo estivo è un po' più viva di quello che vedete adesso voi. C'è un po' di movimento da persone che vengono fuori dall'estero, c'è una scuola per esempio che sono quasi 8 anni che viene e porta parecchie persone dall'estero. Se no, poi c'è il turismo, quello che noi vediamo domenicale, che gira. Adesso è il periodo proprio morto, defunto. A volte passano e cercano Civita che muore. Io gli dico, non è che dovete andare fino a Bagnoregio, basta fermarsi qui, è che qui sta quella che è morta. Il problema è che l'accoglienza, manca un po' di accoglienza a Civita Castellana. Il territorio merita perché Civita Castellana è bella, è piena di storia, dal Neolitico a oggi. L'unica cosa che manca è credere un po' in noi stessi, anche da parte delle amministrazioni. Hanno fatto quello che hanno potuto. A volte si sono aggregati a persone che potevano fare qualche cosa per ravvivare questo fuoco che manca, diciamo, di persone che vengono, ma non è stato fatto abbastanza. Allora, posso dire per esperienza mia che basta un piccolo filmato. Ad esempio, io sono stato ripreso su Linea Verde. Nell'arco dei 3 mesi successivi sono venute persone nel mio laboratorio, soltanto per questa scintilletta. Cioè, basta dare fuoco nel momento giusto. L'unica cosa che manca è che, non so, io non voglio nemmanco prendere di petto le varie amministrazioni che si sono succedute, perché dei problemi dentro ne avranno tantissimi, come quelli nuovi che si insedieranno ne avranno tantissimi, perché per risolvere i vari problemi. L'unica cosa che ci sta è che per far riprendere il centro storico sarà molto dura, ma sarà dura non è perché Civita Castellana, ma in chiunque altro posto, perché proprio i soldi scarseggiano da tutti. Io li vedo quando vengono, le persone vedono, guardano gli oggetti che ho io in esposizione. E poi gli prende il panico dal costo. Purtroppo un artigiano fa delle cose artigianali e si chiamano artigianali perché sono fatte a mano. Ci vuole tanta passione, ci vuole tanto tempo. Io non è che sono un artista famoso e posso dire che un oggetto mio costa 1 milione di euro. Costa il tempo lavorativo ancora meno, perché se andiamo l'ore lavorate, sono ancora meno di una persona che ti viene a pulire le scale, nulla togliendo al rispetto, diciamo, per il lavoro che fa. C'è questo, c'è il turismo mordi e fuggi, c'è un turismo adesso, come posso dire, per passare il tempo. La questione è questa, il benessere c'è stato a Civita Castellana, ce n'è stato tanto. Se voi questa intervista l'avreste fatta 30 anni fa, 30 anni fa Civita Castellana era viva, viva, piena di persone, ci saranno state 2000 persone, dei giovani che passeggiavano qui sulla Via del Forte. C'era il Civitacentro, era pieno di negozi, c'era vita, ma c'era anche tanto lavoro. L'industria, vogliamo parlare dell'industria? L'industria dava da lavorare, in una famiglia c'erano 5 persone, lavoravano tutte. Poi non bastava solamente quello, c'era anche il fatto che magari avevano un nonno o una nonna che avevano lavorato nell'industria e avevano, poveracci, a loro spese, a loro discapito, però avevano un incentivo, perché questo incentivo era che il nonno prendeva una bella pensione. E allora in una famiglia non entravano come adesso a malapena uno stipendiuccio, a volte anche sociale, di 700-800 euro, ma entravano 7, 8, 9, 10.000 euro. Il mondo era completamente diverso. Io mi ricordo che se dovevano andare in ferie portavano il regalo. E io vendevo l'oggettino di ceramica perché magari, che ne so, andavano in Bassa Italia e portavano un ricordo di Civita Castellana. Adesso tutto questo non c'è più, perché io lo vedo anche io nella mia famiglia, perché noi stiamo a stecchetta tutto il giorno, bisogna stare attenti a non fare, cioè non moriamo di fame, ma stiamo al limite della sopravvivenza. Dignitosamente viviamo, non ci possiamo permettere tante cose. E allora capisco pure che questa mancanza di posti di lavoro nell'industria ha fatto
fatto questo di danno. Anche parecchie persone che sono venute, tipo i rumeni, tipo queste persone, parecchie di queste persone se ne sono riandate via oppure hanno trovato lavoro da altre parti, perché hanno perso il lavoro qui e se sono automaticamente si sono spostate. E la crisi non è che solamente per Civita, è per tutta l'Italia. Questo io non lo posso negare. L'unica cosa che c'è è che io posso dire soltanto una cosa, che se ci saranno nuove amministrazioni, per il turismo serve far ricordare che esiste Civita Castellana. Civita Castellana ha bisogno di una memoria, ce l'ha avuta nel passato, ma ha bisogno adesso di far ricordare alle persone che a Civita Castellana abbiamo un meraviglioso Forte San Carlo con un bellissimo museo che andrebbe valorizzato, ma non solo, parrebbe aperto, perché fino a poco tempo fa faceva gli orari museali e eccetto lunedì il resto era sempre pieno. Adesso invece c'è questo buco, le persone vengono, oggi stamattina sono venute 7-8 persone che cercavano il museo e non l'hanno potuto visitare, visitano la chiesa, ma la chiesa è una. Civita Castellana, per far vedere quello che c'è all'interno di Civita Castellana e vari palazzi, servono le guide noi le abbiamo, ma andrebbe fatto un ufficio turistico funzionante, non rilegato alla fine del paese, lo stesso rilegato in un museo che fino a poco tempo fa è stato aperto, poi è stato chiuso, poi adesso è gestito da persone di Civita Castellana che lo gestiscono bene, ma pure loro col contagocce di quello che gli danno fanno quello che possono. Andrebbe incentivato la cultura nostra, noi nel passato ce ne abbiamo avuta tanta, abbiamo avuto anche dei grandi personaggi che sono venuti, a parte diciamo, ecco, la parte quella archeologica che sono i falisci, che era la popolazione che vive su questo, diciamo proprio qui dove calpestiamo noi in questo momento, ma c'è anche un ricordarsi che ci sono passate tante persone famose, Corot, Gödel, un'infinità di personaggi che hanno visitato e sono rimasti colpiti o positivamente o magari anche a qualche volta negativamente perché secondo l'orario che sono venuti, però hanno parlato qui di Civita Castellana. Questo è una questione che andrebbe approfondita nei minimi particolari. Civita Castellana può ospitare, noi abbiamo, si può dire, una specie di albergo diffuso, che ci sono tantissime case in affitto regolari, c'è l'accoglienza, abbiamo un bellissimo René Falisco, questo è un albergo al centro storico, abbiamo anche un altro coso, adesso come si chiama, il Palazzo Fortuna, lo stesso è un altro palazzo che ha tutte le potenzialità per far venire e ospitare persone importanti. Speriamo che qualche cosa cambi. Io non voglio, so diventato ultimamente apolitico, perché quello dice non sai a che santo votate. Cerchiamo adesso, sto cercando in questa campagna politica che c'è, sto cercando di ascoltare. Cioè vado a ogni riunione che fanno perché voglio vedere in faccia le persone, voglio parlare con loro. Più di qualcuna è mia amica da infanzia. Qualcuno so che sono dei ragazzi, sono dei bravi ragazzi. E adesso vediamo quello che succederà. Se fiorirà questo fiore, gliela farà a sbocciare, a vedere se almeno il colore, non dico tanto a sentire il profumo, ma almeno il colore deve vederlo pieno e bene. Per ora va benissimo. Voi giù.